Casa degli Specchi deriva da un bellissimo momento di situazionismo quando ci siamo recati nella casa dove abbiamo deciso di registrare i nostri dischettini e abbiamo trovato una pila incredibile di specchi, ma nel senso di specchio della stampa, era un inserto, tipo era l'inserto del sabato se non mi ricordo male, e allora abbiamo deciso di nominare la casa con questo stupendo gioco di parole. E da lì in avanti poi abbiamo mantenuto ovviamente il nome e lo swag che ci contraddistingue con questa scelta. In realtà è tutto falso, il nome Casa degli Specchi deriva dal fatto che una serata in chetamina abbiamo visto tutte immagini riflesse di noi stessi e quindi abbiamo deciso di indirizzare verso gli specchi il nostro creativismo intellettualoide. La penso di alto e mi tiene calmo, imponente, caldo, opprimente, profumo di fiori, prosciutto e melone, Giorgio Meloni, miei drink tricolore. No, io Erma, principalmente ci siamo conosciuti perché lui allevava iguane, solamente che non sapeva che fossero iguane, era convinto che fossero polli. Allora, mettendo un annuncio sulla rivista Vita Iguana, io ho risposto e abbiamo iniziato a parlare di iguane. Purtroppo il mio interesse è stato disatteso perché si sono rivelati polli. E quando ti trovi in queste situazioni, come penso un po' tutti capita, dinanzi a queste iguane o polli iguane, abbiamo detto, ma fondiamo un gruppo rap. Io ho portato un amante delle iguane che era Genosa, lui ha portato un amante dei polli che era Alex Antonov. Posso confermare tutto. Oh, casa dello Smack. E vi raccontiamo la storia del centravanti populista. Lui. Un centravanti che è intervistato, dice delle cose tipo... Ma il discorso principale è che il contegno l'ho perso quando ho deciso di fare il produttore rap. Il pop, funk, soul, jazz, ambient. Poi quando ho conosciuto Roger Luciano, che mi ha aperto un mondo, cioè il mondo delle iguane che assomigliano ai polli e viceversa. Poi è una convenzione tua, erano semplicemente polli. Questa cosa delle iguane dopo tanti anni sì. Non si è ancora chiarito. Ancora litigare sulle iguane sui polli. Ma ci sta, chiarita, ci sta. Ci sta. Comunque il perché è perché ero già un produttore su Viale del Tramonto. Sì. Confermo. Diciamo, unendomi a questi tre babbei, l'ho imboccato per bene. La stella al centravanti populista. Birra in frigo, blu vertigo, salta Vigo, Arrigo, sa chi? In campo non mi batti. Fuori dal campo dico sempre ciò che penso. Tanti governi ma sembra sempre lo stesso. L'Italia ha solo bisogno di un cambiamento. Votate me così diventi il fatto che ognuno di noi vada per i cazzi nostri, il fatto che ognuno di noi la pensa nella propria maniera, il fatto che ognuno di noi non condivida nulla degli altri è una grande ricchezza. Tu è sempre stato e sempre lo sarà. Confermiamo. Finché penserò che Roger Luciano ha la testa di cazzo, la Casa degli Specchi vivrà, prospererà e sarà lì già al proprio dominio. E pensa che è tutto reciproco, certo, è un pensiero reciproco che via, vale per che tutto. Vaga. Il giorno in cui si innesterà un minimo di stima nei confronti l'uno dell'altro ci scioglieremo. Sì. Proprio. Io non voglio avere nessuna stima nei coloro. Speriamo il più tardi possibile, ma non credo che ci sia questo pericolo. Sì, no. Speriamo bene. Non stai poi iniziando a stimarmi. No, niente. Aperitivi col divo Andreotti nel purgatorio dei morti, sto lontano dallo stress. Anish diranno una big up ai Swan, una leggenda. È stata una bellissima esperienza, come dissi all'epoca, se devo dire una cosa seria è decisamente questa, perché era veramente uno dei miei idoli da giovine e quando è arrivata la sua mail che gli andava di collaborare camminavo, come si suol dire, 3 metri da terra. Ma bravissimo, insomma, quindi salutiamo ai Swan. Bella. Grande mito. Pare che vivo ogni giorno giunti e giri su Saturno sul BDR. Odicchia. Perché Ice One era impegnato perché aveva Aikido e allora hanno chiamato me. Paure, mescale, film porno, vino, lussuria, poesie, pecunia, pura scrittura fra Italia e Liguria, per le strade dell'Havana col sole persa a cercare il da solo. Ma sì, progetti, sto pensando di fare un disco di 87 tracce prodotte tutte da Erma, che mi hai dato quanti beat metri fino adesso? 85 e mezzo. Sì, sbrigati, cerca di muoverti, perché insomma è un disco che ha i suoi tempi. Che pretese. Ho capito, pretese, però anche tu sei lento come una Guaresi. Lo so, no. Cerca di farmi sti 88-89 beat, quelli che sono, e avrete un bellissimo disco di Antonovi solista, mi raccomando. 88 G. Bravo. Buongiorno. Buongiorno. Buona
Possiamo dire che stiamo per uscire con La Vita, ma sai, con i baffi, il nuovo disco bruttissimo della Casa degli Specchi. Io vorrei aggiungere che tutti quanti dovrebbero studiare un po' di chimica nella loro vita. Così Luciano cosa dici? Niente. Ciao Milano! Ok, stop.